I presidenti che nascono, che giorno fanno i piloti e poi l'altro giorno si inventano il calcio, che io dico, guarda, non fai il calcio, fai il pallone, perché quando uno viene da una disciplina e poi va dall'altra, puoi essere anche bravo che hai vinto, però noi che abbiamo fatto sempre calcio, giusto, mister? Che Beh, abbiamo sempre fatto per fatto tanti calcio, anni. quando noi parliamo di calcio con certi personaggi, non possiamo accettare certi insegnamenti, perché poi gli dico la differenza tra passaggio passante e filtrante, tra pressione e pressing, e rimani così e non puoi dire che Vanno in parli di calcio. difficoltà. Parli di pallone, allora di pallone possono farlo tutti. No, ma certi termini ti sono nuovi Ma o no, no, ma comunque è un uomo di è calcio. di Infatti, calcio. nome è un uomo Lui di fa calcio. calcio, Sì. noi facciamo il No, il pallone. pallone, infatti, Raffaele, vorrei fare una Sì. piccola cosa, se me lo consente. Prego. Siccome io da tanto che oramai sono diventato patentato, vorrei chiedere a voi che fate il Esatto. pallone, vi vorrei chiedere 1 euro, perché stasera vi vorrei spiegare alcune cose. Se voi consentite, io Con il tempo l'ho sempre necessario, fatto. però, Sì, ma io lo caro. sempre faccio questo caso. Sì, ma mi dite 1 euro. Prego, sono anche no, 10 no perché sono troppe e poi diventi ricco con No, un ritegno. euro, Ecco, va bene, va bene. 1 euro anche un a euro anche da, Valerio. ecco, da Valerio, prepariamoci. Valerio. Questa sera, d'altronde, avete capito che per l'ospitalità, dopo 8 anni, mi No. devo far perdonare Va e bene. quindi devo accettare anche questo Valerio. giochino che andremo a Sei perdere. patentato. Quindi va No, bene. perché sei Okay. patentato. Prego, si No, accomodi, signor Sacco. questo qui io lo facevo La diretta è sempre, bella anche lo per facevo questo. sempre questo con il mio presidente del Guidonia, Mario Dionisi, che oggi è presidente del Fontenuove ed è primo in classifica. Noi tutti i giovedì andavamo. Allora lui mi dice, mi devi spiegare? No, scusa, io quando parlo di te, che tu fai laboratorio, analisi, tutto quanto, mi dice, ah, io ho studiato, ho la laurea. Allora, io ho studiato, adesso ho la laurea. Quindi quando parlo con gente di pallone, voglio 1 euro. Poi a fine serata, se lui, io non ricordo, però adesso voglio Adesso torniamo. A un'altra. proposito di pagare, però ecco, io sono buono questa sera con te, poi magari nelle prossime puntate saremo un po' più cattivi come prima. Prima hai detto ho pagato per prendere il patentino. Spieghiamo però a No, quelli del calcio e quelli del ho pagato, io ho pallone. pagato, Ecco, hai ecco, pagato io ho non pagato, perché hai no, io ho qualificato, solo pagato, io ho qualcuno. pagato per 2 anni, io ho fatto per 2 anni l'abusivo e il mio più grande nemico era il presidente dell'associazione allenatori che giustamente doveva tutelare gli allenatori che avevano il patentino. E Io mi non ricordo anche quando l'avevo. partecipavi E qua, diciamo. presi con Renzo Olivieri, che poi è stato mio docente l'altro anno, e adesso ho un rapporto stupendo con lui perché ci vogliamo bene, ci mandiamo messaggi, ci stimiamo perché ci siamo conosciuti. Purtroppo ci siamo conosciuti su una squalifica che io ho preso giustamente, 2 volte l'ho presa. Una volta l'ho presa a Viterbo, una volta ad Olbia. Anche lì ad Olbia ero primo in classifica e purtroppo Quindi questo è gli il altri. motivo del, Questo che hai pagato, ho quindi con la pagato a squalifica. livello di squalifica. Esatto. Adesso è un patente. Però perché? Ecco, questa è la curiosità di tanti. Tu avevi detto in una tua intervista, mi ricordo, diciamo che non volevi più allenare la Serie No, D. io non volevo più Ecco, allenarlo, quindi però non affondi come arrivi. purtroppo perché sono un uomo fortunato. Su questo sono un uomo fortunato. Perché ho conosciuto una persona che mi fa fare. Ed è una persona stupenda. Non è che gli altri presidenti mi hanno fatto. Io ho trovato un imprenditore che lui di calcio, io ho detto vieni a vedere una partita, non ci verrò mai. Perché Quanti ne io, avuti quando però? arriverà, Ne avuti, poi ne parliamo di tanti quando presidenti. arriverai, quando porterai la mia università in Serie A, io verrò a vederti la partita. Perché te per me, e ti dico una cosa, Pochesci, quando io sono entrato nel mondo del calcio, volevo prendere il Livorno perché lui è livornese e l'hanno chiamato tutti perché lui aveva detto Pochesci lo porta a allenare il Livorno in Serie B. Mi chiamavo e mi diceva, guarda, non ho il patentino, adesso ho preso il patentino per la C, io mi sarei d'altro abusivo. L'hai preso. E lui mi disse queste cose, Pochesci, puoi dirla a tutti quanti. Stefano Ranucci, il nostro amministratore delegato, ha detto che lui vuole arrivare in Serie B. Io lo dico proprio questa sera pubblicamente, lo devi dire, questa qua. Io voglio portare l'Unicusano, la mia università, a giocare in Serie In Serie A. A. In Serie A. Quindi lui ha detto in 8 anni, io con te voglio stare in 4 anni. Mi avevano chiamato tutti, non prendere Quattro anni mi Pochesci, non sembra un po' prendere. esagerato. Quattro Da anni? uno che parla di calcio Aspetta, come aspetta, ti te. dico 4 anni, ti dico il perché. Allora, un altro anno potremmo stare in Lega Pro, potremmo. Vinci la CU, la C va in B. Certo. Vinci la B, vai in A, sono 3 anni. Bisogna sempre Scusa, ma ci vincere. sono stati presidenti qui che sono partiti dall'eccellenza, sono bravissimi a fare il pallone, sono arrivati in C2. Scusa, una persona che fa il pallone arriva in Serie C Ma dalla dall'eccellenza, C puoi noi che facciamo il arrivare in calcio, Serie dalla Serie D arriviamo in Serie A. È un po' più difficile. Però ci si può arrivare, perché se tu pensi che ci arriva gente che di calcio non ne sa e fa il pallone, noi che facciamo il Senti, io calcio?